watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Oh, he's making a list and checking. In conclusione della puntata dedicata alle tradizioni e alla cultura dell'evento del Natale, non potevamo mancare di fare un salto nel bar Dolce Capriccio di Pino Ficare di Melina, divenuto un grosso punto di riferimento della popolazione reggina e non solo per la sua rinomata pasticceria fatta con prodotti di alta qualità e non solo. Ma andiamo a vedere come ci si sta preparando all'evento del Natale. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. 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 Better watch out, better not cry. Bene, all'interno, come potete ben notare, si trova il panettone, il famoso panettone di Natale fatto dalle sapiente mani, dove ci sono prodotti adoperati solo di alta qualità. Lo potete trovare nel gusto al gelato normale, con i canditi, al cioccolato. Poi a seguire abbiamo i famosi torroni fatti con mandorle, sempre di ottima qualità pura, oppure a ferro, come si suol dire, una volta veniva adoperato a ferro. Bene, noi ci troviamo in compagnia della figlia dei titolari, Antonella. Ben trovata, Antonella. Grazie, benvenuti a tutti anche a voi. Ascolta, Antonella, come abbiamo detto, il vostro punto vendita è divenuto un punto di riferimento veramente per la popolazione reggina e non solo. Ora, in preparazione dell'evento del Natale, cosa possono trovare i nostri telespettatori venendovi a trovare? Allora, qui possono trovare tutto, dai panettoni artigianali, panettoni normali, cioccolato, congelato, i petrali con tutto l'interno, diciamo, tradizionale che si faceva anni fa, quelli con la Nutella. Poi ci sono i torroni, abbiamo detto. Sì, i torroni di tutti i tipi, sia i bacetti che sono morbidi e sono vari gusti. Poi c'è quello all'ostia, ostia duro, ostia morbido, quello là caramellato. E poi ci sono fichi, datteri, noci, mandorle, tutto quanto comunque. Quindi per rimanere in fase di tradizioni di Natale, sì. So che preparate anche i cestini per ogni gusto. Sì. Cioè, ognuno può venire a scegliere cosa vuole mettere dentro il cesto, dipende anche, diciamo, la spesa che vuole fare. Se è una spesa piccola, non è che c'è un prezzo budget o roba varia, ognuno sceglie a proprio gusto e noi cerchiamo di rendere il regalo che vogliono fare come loro desiderano. Bene, so che anche tua madre è una cake designer, parlando di torte, quindi per ogni evento vi si possono rivolgere per giustamente trovare il meglio, il top. Sì, qua per ogni evento, anche per se vogliono i panettoni artigianali fatti con la pasta da zucchero, lavorati con tema natalizio e tutto, qui possono trovare la qualsiasi cosa, ogni esigenza viene svolta al termine con successo. Bene, parliamo anche della vostra pasticceria, adoperate sempre prodotti di alta qualità e quindi è divenuta per Reggio un'eccellenza. Sì, è vero, i prodotti sono sempre di qualità perché noi amiamo rendere orgogliosi di noi i nostri clienti, piace che loro rimangano soddisfatti, che diciamo siamo alla fine tutti una grande famiglia e quindi come loro sono contenti noi siamo contenti per loro. Come la mattina venire a fare un salto per gustare un buon caffè, un buon cornetto. Esattamente, almeno iniziamo tutti quanti bene la giornata. Con un buon sorriso sulle labbra e naturalmente avendo mangiato anche bene. Assolutamente sì. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really... Bene, Antonella, vista l'ora tarda, a noi non rimane che con la troupe televisiva di gustarci un ottimo aperitivo della casa, quindi se ce lo puoi far preparare. A posto, e già lo prepariamo subito. We're still goodbying, but as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Un buon aperitivo della casa, dove non manca nulla, arancinette, pizzette, sfogliette, tramezzini. Quindi a noi non rimane che congedarci e augurarvi buone feste anche da parte del Bar Capriccio. Buone feste a tutti.
esiste